Buongiorno cari amici di YouTube, bentornati ancora una volta sul canale di Mike Borghese Audio. Oggi si parla di immagine stereo, questa cosa magica. Eccoci tornati a un'altra puntata di questa saga che non finirà mai, Mike Borghese Audio. Perché mi voglio concentrare sull'immagine stereo oggi? Perché è una cosa di cui si sente spesso parlare, ma di cui poi effettivamente non si ha bene un'idea. Parentesi, io non sono uno che fa molti ascolti in cuffia. Le uso le cuffie, ma non mi trovo a mio agio in cuffia, perché ho il mio studio, perché ho i miei impianti audio sempre da testare e alla fin fine ascolto praticamente solo tramite casse. Quando mi metto le cuffie è perché fisicamente devo essere comodo, avere qualcosa da potermi portare in giro, ma quando sono in studio appunto ascolto sempre tramite le mie casse. Parlando di suoni stereo, comunque sia, c'è una base, un fondamento comune e si deve partire col descrivere la percezione stereo dalla psicoacustica. Questo è un piccolo estrapolato, diciamo, di un argomento molto più vasto di psicoacustica che comunque tratterò in dei corsi successivi. Ci sto lavorando, ho un bel documento che mi sono stilato con un corso base di introduzione al mondo dell'audio, tecnico-scientifico ma molto digeribile e facilmente comprensibile, e c'è una grossa parte di psicoacustica all'interno di questo corso, proprio per poter mettere delle solide basi sull'audio per chiunque sia interessato. Parlare di psicoacustica per quanto riguarda la percezione dell'immagine stereo vuol dire capire quali sono i fenomeni che ci permettono di sentire fisicamente l'immagine stereo, ok? Di percepire la direzione del suono, ovviamente. E quando si parla di direzione del suono, un suono può essere shiftato in varie direzioni, può essere traslato in varie direzioni, destra e sinistra, in alto e in basso, davanti o dietro. Quindi si hanno questi tre assi di, diciamo, possibile traslazione del suono, per così dire, come fonte, come punto di sorgente. Non sto qui a dirvi i nomi di questi assi, dell'azimut, del piano che si gira, tutte queste cose qua. Non ci interessano, vogliamo capire il concetto noi, ok? Su questo ci si concentra qua, senza andare troppo nello sclero. E per poter descrivere bene queste cose iniziamo a mettere le basi fondamentali che permettono al nostro orecchio di discernere, diciamo, la provenienza di un suono, la direzione di provenienza di un suono. E questi due o tre principi, questi fondamenti, adesso li andiamo a descrivere allora. Prima tra tutte è la differenza di ampiezza, cioè il fatto che data una sorgente sonora, per esempio alla nostra destra, il suono proveniente da quella sorgente arriverà al mio orecchio destro e poi arriverà attenuato all'orecchio sinistro. Questa cosa è diversa per ogni frequenza, perché ci sono frequenze che sono più soggette a un'attenuazione con la distanza e altre frequenze che invece sono meno soggette. E qua non si va tanto a parlare di attenuazione con il quadrato della distanza, perché quella è una cosa fissa, è un'attenuazione fissa con la distanza, appunto. Ma si tratta di, cono d'ombra, per così dire, che si forma, ovvero ci sono certe frequenze, certe lunghezze d'onda che riescono a girare intorno proprio alla nostra testa e a raggiungere anche l'altro orecchio, mentre ci sono altre frequenze che no, si forma un'ombra qua, per così dire, no? Loro arrivano, vengono trasmesse, ma poi qua si forma una sorta di ombra, quindi ci arriva un suono però attenuato all'altro orecchio. Questa differenza di livello ci fa fisicamente percepire il suono che arriva da una certa direzione. E questo è uno dei principi fondamentali per percepire la direzione del suono. La seconda cosa fondamentale da prendere in considerazione è il ritardo, che se è troppo grande come ritardo lo andiamo a interpretare come se fosse un eco, quindi qualcosa che arriva molto tempo dopo e quindi non va bene. Quando però sono ritardi abbastanza piccoli, quindi delle differenze di fase per così dire, cose davvero davvero piccole, il nostro orecchio riesce a capire che c'è un ritardo tra il suono che arriva di qua e il suono che arriva di qua, proprio perché ha più strada fisicamente per arrivare dall'altro orecchio, e di conseguenza, grazie a questo ritardo, e qua c'è tutto un processo più complesso neuronale che si dovrebbe descrivere nell'oliva superiore e mille altre cose scleri che non sto qua ad addentrarmi, sennò divento pazzo anch'io. Comunque sia, vi basti sapere che appunto c'è una differenza temporale tra l'arrivo del suono
a un orecchio e all'altro, e di conseguenza questa differenza di tempo ci permette di capire da che parte arriva il suono. Altro principio fondamentale, oltre a questi due di attenuazione e differenza, diciamo, di ritardo, è anche il contributo dell'orecchio stesso e del corpo stesso, perché noi abbiamo un corpo, abbiamo delle spalle, ci sono suoni che quando ci arrivano comunque rimbalzano qua sulle spalle e poi arrivano alle nostre orecchie, perché comunque siamo una superficie dove il suono va a sbattere anche noi. Quindi il nostro corpo stesso dà un contributo per la percezione del suono, con il nostro busto, per come siamo fatti, ma non solo, anche sulla forma del nostro orecchio. Cioè il fatto che il nostro orecchio abbia questa precisa identica forma e che sia fatto così è proprio per permetterci di discernere la direzionalità del suono, perché si vanno a creare delle piccole risonanze, diciamo, delle onde stazionarie qua all'interno dell'orecchio, dentro la cavità uditiva prima del timpano, e questa, diciamo, amplificazione, queste onde stazionarie, questa modifica del suono che ci sta arrivando grazie appunto a come è fatto l'orecchio esterno e interno, riesce a farci avere una percezione diversa tra un orecchio e l'altro. In base alla direzione sappiamo poi capire dov'è il suono, da che parte arriva. Ovviamente questo discorso è molto semplificato e non tutte le frequenze si comportano allo stesso modo. Le frequenze più acute e le frequenze più gravi sono fondamentalmente diverse, e in alcuni casi si riesce a discernere in modo molto preciso la direzione di un suono, in altri casi invece no. Quando si tratta di differenze su frequenze particolarmente basse, sotto i 200 Hz, iniziamo a perdere la capacità di discernere bene la direzione del suono, quindi non riusciamo a indicare precisamente il punto. Lo indichiamo circa, fino ad arrivare a un limite di non percezione della differenza, che è circa, e circa perché dipende qua da persona a persona e anche da altri fattori, circa 80 Hz, ok? Soprattutto quando si parla in ambienti esterni, perché tutte queste considerazioni che sto facendo, tutte queste considerazioni di psicoacustica, sono basate su un ambiente all'aperto, cioè senza interazioni di stanza. Nel momento in cui si vanno a inserire le interazioni di stanza cambia completamente il discorso, quindi stiamo parlando di suono percepito in ambiente aperto o in ambiente estremamente trattato, cioè come se fosse all'aperto. Per intenderci, nel senso che una camera anecoica è fatta per assorbire qualsiasi frequenza e per non avere riverberi, non avere nulla che torna indietro, che è come avere uno spazio infinito in cui il suono può andare solo in avanti senza rimbalzare indietro, quindi all'esterno, cioè non c'è molta differenza da questo punto di vista tra una camera anecoica e un'esterna, perché appunto si tratta di non far tornare indietro il suono. Poi una camera anecoica è anche isolata dall'esterno, quindi c'è un silenzio molto più profondo rispetto che mettersi semplicemente in mezzo a un bosco dove comunque il fruscio delle foglie c'è e ci sono altri rumori di fondo. Però a parte questo, se si pensa semplicemente al fatto che il suono si propaga senza tornare indietro, allora da questo punto di vista sono molto simili la camera anecoica e l'esterna, l'ambiente esterno. Fatta questa premessa, capiamo che quindi avere la percezione dell'immagine stereo in stanza, l'immagine stereo corretta, non è così facile, proprio perché siamo soggetti ad eco, a riverberi e a riflessioni e a tante altre interazioni di stanza che possono andare a compromettere la nostra percezione corretta dell'immagine stereo. Soprattutto quando si ascolta da dei diffusori e non da delle cuffie dove si ha una completa separazione del suono destro e del suono sinistro, cosa che comunque ha anche le sue problematiche, ma lasciando un attimo da parte questo discorso, quando si tratta di impianti con casse in ascolto in stanza, avere la giusta riproduzione dell'immagine stereo è estremamente complesso, sia per una questione di riflessioni del suono sulle superfici, sulla scrivania per esempio, che vanno a sporcare quella che è l'immagine che il nostro orecchio percepisce, va a sporcare il suono, per così dire, e non permette più al nostro orecchio di avere questo riconoscimento perfetto di ciò che sta succedendo davanti a noi, del palco scenico, del palco sonoro, per così dire, come molti lo chiamano. Quindi è una cosa difficile, e finora io l'ho ritrovata tre volte l'ho ritrovata questa perfezione nella riproduzione dell'immagine stereo. Ecco, la prima volta che l'ho ritrovata ero a casa di Francesco di Riperiani, stavo ascoltando il suo impianto da mastering, bello, cioè proprio
era lì l'immagine stereo, era proprio una cosa bella precisa. Infatti ero rimasto abbastanza scioccato. La seconda volta che l'ho sentita questa cosa ero alla fiera dell'Hi-Fi ed ero in una stanza completamente trattata con una coppia di B&W che costavano più di me probabilmente, con un trattamento attivo a DSP e doppio subwoofer in stanza, quindi delle robe pazzesche. Era, a parte l'immagine stereo spettacolare, era proprio una risposta completa in tutte le frequenze, c'era proprio la bellezza completa di tutto, cioè era quasi la perfezione, ovviamente la perfezione irraggiungibile, comunque era qualcosa di veramente ad altissimi livelli. La terza volta che ho avuto questa sensazione è stato qua, cioè proprio qua. Ero seduto qui e le coassiali erano più avanti, appoggiate sulla scrivania, e il suono quindi non aveva la riflessione diretta della scrivania, perché erano spostate in avanti, non riusciva ad avere un rimbalzo diretto verso il mio orecchio il suono, si andava a disperdere di più nell'ambiente. Ed io ero così, no, seduto un po' più in basso, che le stavo ascoltando, ben posizionate, e mi hanno dato esattamente quella stessa sensazione. Il suono non era completo nelle bassissime frequenze, perché appunto non scendono tipo fino a 30 Hz questi diffusori qua, ci mancherebbe. Però l'immagine stereo era lì, era precisa, riuscivo a distinguere proprio ogni singolo strumento, ogni singolo suono provenire da un punto diverso davanti a me. Ed è stata una sensazione particolarmente bella che ogni tanto cerco di riavere, posizionare meglio le casse, ruotarle, portarle più avanti, più indietro, fino a quando non riesco ad avere quella precisione lì. Ed è abbastanza difficile comunque da avere in studio o sulla propria scrivania un effetto di questo tipo. Di solito in studio non è per nulla facile riuscire a raggiungere queste performance, perché si hanno le riflessioni della scrivania, della stanza, i riverberi, gli echi, insomma ci sono tante problematiche da affrontare in studio. E poi quando si vanno a mettere le cuffie spesso si va a eliminare parte di questa percezione stereofonica, proprio perché vado a eliminare il contributo dell'orecchio in alcuni casi. Quando vado a mettermi le in-ear, praticamente le cuffie che entrano dentro, sto eliminando tutto il contributo dell'orecchio esterno, e lì si dovrebbe fare una codifica binaurale per riavere l'effetto di percezione dell'immagine stereo a 360 gradi. E qua si entra in scleri complessi dove, lo ammetto, non è proprio la mia zona di comfort. Sono cose che ho studiato parecchio tempo fa e che dovrei andarmi a rivedere, e ci sono persone più preparate di me su questo settore, proprio perché appunto l'audio è un settore vastissimo, davvero vastissimo. Se però facciamo un passo indietro e ritorniamo a ragionare su questo concetto, ci ritroviamo a guardare quali sono gli ascolti tipici che utilizziamo noi in casa tutti i giorni. Io per esempio penso che i due luoghi in cui ascolto di più la musica sono qua, seduto a questa scrivania quando lavoro, e sul mio cellulare. Che non so più dov'è. Cellulare? È là. Ok. Perché? Perché il cellulare è un ascolto così casuale, che metto la musica mentre faccio altre cose, mentre sono in giro per casa, che mi metto a cucinare o che mi metto a lavorare in laboratorio, in garage, insomma è un ascolto un po' più casuale quello del mio cellulare. Oppure mi capita di portarmi in giro la cassa Bluetooth, magari cose di questo tipo, mettere su della musica da un impiantino stereo nell'angolo, comunque sia ascolti casuali tra virgolette, no? E se ci pensiamo, nella vita di tutti i giorni, soprattutto delle persone un po' meno addette ai settori audio, quindi persone che normalmente non lavorano a stretto contatto con la musica e magari non apprezzano neanche troppo il mondo della musica, ma poi sono le prime che magari vogliono andare in discoteca per ascoltare le loro canzoni pompare forte, sono le prime che si mettono la musica a stecca in macchina ma senza sapere bene quello che fanno. E non sto dicendo che mettere la musica in macchina è sbagliato, e non sto dicendo nulla contro quelli che fanno impianti audio da macchina, sto parlando dell'utilizzatore medio che non si fa questi problemi e che semplicemente fruisce la musica, ok? Se pensiamo a quel tipo di persona, raramente quella persona si mette ad ascoltare veramente in stereo. Mi spiego meglio. Cellulari, TV, casse piccole. Sto leggendo. Stereo, ma stereo comunque piccolini, quindi alla fin fine sono sempre vicine il canale destro e il canale sinistro. Supermercati, radio trasmesse a caso dentro i negozi. Tutti questi ascolti, per quanto
siano stereo nel senso che si ha un canale destro e un canale sinistro, poi effettivamente non si ha un ascolto stereo, perché io non è che mi sto mettendo nel punto giusto di ascolto con le casse davanti e vedo questo panorama muoversi davanti a me, che sarebbe quello l'ascolto stereo, ok? Cioè non c'è un altro modo di esprimerlo, quello dovrebbe essere l'ascolto stereo, tutto il resto non è ascolto stereo. Quindi che cos'è, un mono? In un certo senso sì, cioè in un certo senso sto sommando la risposta del canale destro e sinistro e quindi sto ricadendo nel mono, sto prendendo i due canali, destro e sinistro, e li sto ascoltando insieme da un'unica sorgente alla fine, che è quello che fanno tantissimi player. I cellulari stessi vanno a sommare canale destro e sinistro, motivo per il quale alla fine del disco di Caparezza da cellulare riuscite a sentire la frase "ricordati che è un disco allegro", proprio perché c'è la somma dei due canali e sul canale destro e sinistro c'è del rumore bianco in controfase, quindi se ascoltate in stereo sentite il rumore bianco, se li sommate sentite "ricordati che è un disco allegro", perché si va ad annullare il rumore. Bravo Caparezza, ho apprezzato Exuvia, bel disco, complimenti. Lì lo sentite, in un impianto stereo magari non lo sentite, sentite del rumore bianco, io non lo sento, la frase finale la senti solo in mono. Tra l'altro, se sei arrivato fin qua nel video vuol dire che questo argomento ti suscita interesse, quindi prendi in considerazione di iscriverti. Non è obbligatorio, sei libero di scegliere, però un secondo riflettici. Ti lascio alla continuazione del video, non insisto oltre. Allo stesso modo, se prendete due speaker, ok, e a uno date il canale destro, all'altro date il canale sinistro, li mettete molto molto vicini e voi andate in lontananza ad ascoltarli, quello che vi arriverà a voi è la somma dei due segnali e sarà comunque mono praticamente. Magari non sarà perfettamente mono come la somma matematica del segnale, ma sentirete una roba che alla fine è mono, non riuscirete a distinguere la destra e la sinistra. Quindi anche le casse Bluetooth, che comunque sia è uno scatolotto così che voi appoggiate lontano, e anche se magari ha due speaker, uno per il destro e uno per il sinistro, alla fine è mono, nel senso è tutto mono alla fine. La maggior parte della roba che utilizziamo per ascoltare la musica in modo casuale è mono, non è stereo. È un dato di fatto e dobbiamo accettarlo, secondo me. Noi, fruitori del mondo della musica e addetti ai lavori, ma soprattutto le persone, diciamo, che fruiscono in modo passivo il mondo della musica, che l'utilizzatore, diciamo, occasionale, che non si fa problemi e che neanche se li deve fare perché magari ha altre passioni, magari gli piace la pittura e allora sono più esperti nel tipo di pennello da scegliere per fare un disegno. Io ti consiglio gli speaker, lui i pennelli, siamo tutti diversi, è bello così. Quindi adesso che siamo nel 2022, quante persone effettivamente ascoltano ancora musica stereo? E quante invece ascoltano musica mono? Secondo me ci sono molte, molte, molte più persone che ascoltano in mono la musica, che non hanno questa separazione tra destro e sinistro come si dovrebbe avere. A meno che non si ascolti in cuffia. Ma come abbiamo detto, l'ascolto in cuffia porta altri problemi. Il fatto che si sta praticamente, quasi sempre, eliminando l'orecchio esterno, perché stiamo andando a infilare una cuffietta dentro qua. E quindi l'orecchio esterno viene praticamente eliminato, e anche quando si mettono delle cuffie grosse sopra l'orecchio, comunque sia, non si sta facendo lavorare proprio tutto l'orecchio esterno, cioè si sta sempre andando a bypassare parte di questa elaborazione. Per non parlare del problema del crash talk, cioè il fatto che quando ascoltiamo un impianto audio dal vivo, parte del suono emesso dal diffusore di destra arriva anche all'orecchio di sinistra, non è che arriva solo di qua, e parte del suono del diffusore di sinistra arriva anche all'orecchio di destra e non solo di qua. Quindi sono cose diverse, non è che una è giusta e una è sbagliata, e attenzione, non sto dicendo questo, sto semplicemente dicendo che sono cose diverse, ok? Cuffie e casse non saranno mai la stessa cosa, proprio per questi fondamenti, perché in un caso devo andare nel binaurale con la cuffia infilata dentro, ma poi il binaurale nelle casse non lo posso mettere, perché se no avrei il doppio del contributo dell'orecchio, perché appunto sto ascoltando una roba binaurale dove mi hanno inserito in post il contributo dell'orecchio, che è più o meno quello che fa la codifica binaurale, ma anche qui non voglio fare troppi scleri, quindi prendetela con le pinze. Praticamente sto andando ad aggiungere due volte il contributo dell'orecchio, quindi non ha senso. E non posso fare una cosa che vada bene per entrambi, almeno
o lo faccio in un modo o lo faccio nell'altro, insomma. Farlo andare bene in entrambi i casi, sì, nel senso, si cerca sempre di riuscire a raggiungere il massimo, ma poi non si saprà mai esattamente come le persone fruiranno la canzone, la musica. E quindi non posso fare qualcosa di perfetto e preciso. Devo fare qualcosa di buono, anzi di ottimo, nella maggior parte dei casi, che è quello che poi fanno i mix engineer, i mastering engineer. Gli addetti ai lavori, gli esperti di questo settore, sono persone di tutto rispetto, perché si fanno un culo così per riuscire a ottenere dei risultati ottimi, vedendo tutte queste difficoltà del mondo alla fine. Questo intero discorso per dire che, adesso sicuramente sappiamo qualcosa in più e abbiamo capito che ascoltare in stereo spesso e volentieri non è esattamente ciò che facciamo. Quindi, se stai ascoltando in cuffia, goditela. Va bene la cuffia, no problema. Se stai ascoltando in casse, in impianto stereo bello, con lo stereo fatto bene, bene, ascoltate lo stereo, no problema. Se stai ascoltando in mono, altrettanto bene. Mi stai ascoltando dal cellulare? Va benissimo, non credo sia un problema ascoltarmi dal cellulare. Non sono quel tipo di persona che si offende se vengo riprodotto da un cellulare e non da un impianto hi-fi. Se sei un addetto ai lavori, invece, cioè un mix engineer, mastering engineer, questi problemi te li dovrai fare, invece. Eh sì, perché alla fin fine molte persone ascoltano in mono. Quindi, almeno a parer mio, che non sono un mix engineer, che non sono un mastering engineer, che non sono un esperto di questo settore, ma a parer mio, dato che tantissimo di quello che ascoltiamo viene ascoltato in mono, bisogna fare in modo che le canzoni suonino bene anche in mono. Eh già, ma non sono scleri che io mi faccio, io progetto impianti audio. Sono un po' un paraculo. Mettervi queste paranoie in testa è stato un piacere. Io spero che il video sia stato interessante e se pensate che possa aiutare qualcuno, condividetelo, che almeno aiutiamo tutti a capire meglio queste cose. Così come, se avete domande, la descrizione qua sotto, commenti, sempre libero. Mi raccomando, con garbo, con educazione, è il posto giusto dove fare domande. Voi fate i buoni come la graminia e salsiccia, che vabbè, Modena. Sono stato a Modena recentemente, la graminia e salsiccia è sempre buona. Che vi devo dire, ragazzi? Fate i buoni. Ciao!